Buon pomeriggio, anzi buonasera a tutti ragazzi, benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando da tutta Italia. Oggi parliamo di come studiare matematica all'università e di come studiare questa matematica all'università anche quando in realtà non sappiamo se lo faremo, se abbiamo il coraggio di Come farlo. Ne studiare? parleremo con Ileana di Pomponio. La dottoressa, anzi professoressa, scusate, Ileana di Pomponio insegna matematica, statistica, psicometria all'università e la conosco personalmente come una docente incredibile, la conosciamo come una docente incredibile che è in grado di aiutarci, o meglio, che ci aiuta tanto e quindi oggi ne parliamo. Con lei, ben arrivata Ileana, siamo già in tanti, buon pomeriggio a tutti e ben Grazie. arrivata. Buon pomeriggio, grazie, grazie Giovanni per questo invito. Come studiare matematica all'università? Bella, bell'argomento, bel tema. E come non potevo esserci io che insegno appunto una materia molto affine alla matematica, insomma, che si può applicare a tantissimi ambiti all'università? Eccomi. Grazie. Assolutamente. Questa, non so se avete notato, sicuramente avrete notato che la copertina di questo webinar, di questo web intervista, non si chiama Come studiare matematica all'università, perché questo secondo me è un titolo un po' troppo edulcorato. L'ho chiamata, l'abbiamo chiamata, abbiamo deciso di chiamarla, ma me ne prendo tutta la responsabilità, matematica per pippe, perché io sono una pippa in matematica. E quindi ho voluto chiedere aiuto a Ileana, che proprio non lo è, anzi, che è in grado di rendere gli studenti che seguono i suoi corsi capacissimi, non capaci, in matematica, in statistica in generale, in tutte le materie numeriche. Oggi ne parleremo bene. Non vorrei che fosse solo un come studiare matematica all'università, ma in generale, come studiare tutte le materie. Scientifiche o numeriche all'università. Ileana, vuoi dirci qualcosa? Innanzitutto, così io mando i commenti e salutiamo le persone. Ah, certo, salutateci, fateci sentire che ci siete perché Arrivati, fateci ci sentire. motivate Mettete a fare cuoricini, insomma, questi interventi contate e pollicate. fateci insomma le vostre domande naturalmente. Allora, intanto appunto io sono una appassionata di matematica, però questo non vuole essere un requisito, ecco, per chi vuole diventare un giapponese, come ha detto Giovanni, comunque chi vuole riuscire in questo campo. Quindi non prendete, diciamo, questa frase, questa cosa che ho detto come un requisito. E anzi, mi capita spesso, quindi sono qua anche portando le esperienze che mi riferisco. Abbiamo fatto già 3 giornate di esami dove ci sono stati tantissimi 30 e 30 lode. Non so se c'è qualcuno che ci segue, se ci segue, per favore scriveteci perché incoraggiate anche altri Neanche che detto Simona ha appena scritto. ecco, Ma che appunto, cioè Simona Forza, vai tranquilla, Simo. Ci ci sono pensiamo tanti, noi tutti insieme appassionatamente. Scusa, certo, Lea, dici. e tantissimi studenti che appunto mi hanno ringraziato perché dicevano proprio sono una frana, insomma non sapevo proprio dove mettere le mani, invece sono riuscita a prendere addirittura un voto alto. Che non è un voto, diciamo, così di incoraggiamento, ma è un voto assolutamente meritato, perché quale docente ritengo che i voti debbano essere reali. Cioè, l'incoraggiamento è un'altra cosa, cioè, però il voto deve essere giusto per quanto possiamo, insomma, metterlo, perché siamo sempre esseri umani, ma deve essere oggettivo, perché anche un voto non buono, non altissimo, ti dà magari lo stimolo per dire posso fare meglio. Quindi non bisogna, diciamo, come dire, secondo me, poi questa è la mia opinione, no? Regalare il voto, perché il voto è giusto che venga, diciamo, anche conquistato. Quindi tutti i 30 che prendono i 30 lodi anche con me sono meritatissimi. E insomma, quindi vuol dire che sono queste persone. Ecco, i quiz di matematica.
Allora, io direi, partiamo da un Vedo che stanno punto. andando proprio, guardate, vedo che, vediamo che questo argomento, lo so ragazzi, siamo tutti, a parte Ileana, siamo tutti un po' pippe in matematica, no, non mi permetterei mai di iscrivermi a studiare matematica, fisica all'università perché non ne sarei personalmente in grado, cioè sarebbe una fatica mostruosa e ammiro, e sicuramente anche Ileana, ammiro tantissimi di voi, Yolanda in questo momento, Simona, che ci hanno scritto, che stanno studiando per esame matematica e statistica i test che suppongo sia possano essere quiz di matematica per il test forse in medicina, Yolanda confermacelo, e quindi per me siete degli eroi. Voglio che questo sia molto chiaro. Faremo tutte le domande possibili a Eleana su questo. Ileana, vorrei fare solo un piccolo cappello mentre chiediamo a tutti di farci sentire che ci siete, mettete un cuoricino, un like, quello che volete e scrivete qui sotto nei commenti perché noi vi rispondiamo in diretta e per quel qualcosa che potrebbe sfuggirci vi risponderemo per iscritto. Quindi scrivete qui sotto nei commenti tutto quello che vi passa per la testa, come state, cosa state facendo e le domande, quello di cui avete bisogno. Il piccolo cappello è: noi in Italia abbiamo una grande difficoltà, a mio parere, che è la divisione tra materie umanistiche e scientifiche. Questa divisione rispetto appunto alla matematica per i test di accesso, molti non fanno i test di accesso, materie statistiche, eccetera, perché sono abituati a scuola a un sistema per cui o sei bravo in italiano o sei bravo in matematica. Allora, la prima domanda che ti faccio, Ileana, è, non ho un'idea chiarissima su questo, è vero che ci sono alcune persone, al di là delle intelligenze, le intelligenze sì, ma veramente alcune persone sono preparatissime, portatissime per la matematica o per le materie matematiche e altre sono frane come io mi ritengo? No, secondo me l'approccio, quello che secondo, cioè che non è, non voglio dire la parola scorretto, insomma, ma non è l'approccio proprio appropriato. Perché chi è che stabilisce sono una frana? Cioè, che la matematica quindi è una cosa innata? Cioè, sì, sicuramente ci saranno delle competenze, insomma, magari innate, ma in realtà secondo me è proprio l'approccio. Lo dico perché ho esperienza cioè, quando vedi delle persone che ti dicono io odio la matematica, non la capisco, non la, cioè, mi sento male solo a vedere i numeri e poi vedi invece che ottengono un successo, un successone agli esami universitari, allora questo dimostra che non è vero, o Ma perlomeno ecco perché è succede insomma, anche questo. sì, succede, Quindi, dipende insomma da come ti poni. Ecco. vedi, guarda che nel frattempo, per esempio, abbiamo visto Matteo che sta studiando per l'esame matematica applicata, ripeto, eroe, è arrivata Maria Luisa, alcuni stanno arrivando, poi li controlliamo, sono su Facebook, sui gruppi. Sto studiando per archeologia greco e romana e ho letto in matematica sono zero, che è un commento, adesso devo andare a trovarlo, chi l'ha messo. Vedete che la convinzione che ho detto di avere io è condivisa, si vede che è una cosa con cui cresciamo e tu invece dici i risultati, ma i risultati che arrivano? Arrivano perché uno acquisisce all'università un sistema di ragionamento particolare o perché, come dire, fortunato, ah, meno male, ho trovato l'insegnante in grado che mi ha aiutato a capire. Cioè, dove sta intanto, per dare speranza, dove sta l'aiuto grande? Nel docente che te la spiega o in te che ti metti col culo attaccato alla sedia e ti metti a studiare dalle basi? Allora, in parte direi dal docente e in parte direi dal metodo di approccio a questo studio della matematica. Perché puoi stare attaccato alla sedia, ma in realtà non ti entra. Cioè, questo è un po' il problema, perché la matematica, al di là poi di un pregiudizio che si può avere, ma anche esperienza, perché il pregiudizio può essere anche un giudizio oggettivo, perché io al liceo o alla scuola superiore andavo malissimo, quindi questo è un dato abbastanza oggettivo che ti fa trarre delle conclusioni.
E quindi purtroppo c'è, secondo me, entrambe le cose, perché il docente da solo sicuramente ha un buon ruolo, insomma, è molto Ruolo. importante, però dall'altra parte ci deve essere l'approccio giusto. Che è quello che Quindi, stiamo vedendo nel commento di sì. Gianluca. Prima era Olga che ci ha detto: in matematica sono zero, Olga, vedrai che recupereremo oggi stesso. Gianluca dice: io sto preparando l'esame di analisi, ma purtroppo non ho una buona base dal liceo, eccolo lì. C'è qualche consiglio? Sì, Gianluca, stiamo per vederli tutti insieme. Questa diretta non durerà tantissimo. Condensiamo tutto quello che sappiamo, o meglio, chiederò tutto quello che sa Eleana, perché io so abbastanza poco, e condensiamo tutto in un'oretta, e quindi entro un'oretta da adesso avrete tutti i consigli che è possibile darvi. Partiamo, Eleana, proprio da questo. Allora, intanto, secondo te, immaginiamo di avere una situazione come quella di Gianluca o quella di tanti altri che ci hanno già scritto, no? Che ci hanno detto: sto preparando matematica, analisi, statistica, non so, alcuni psicometri, alcuni test di medicina. Secondo te la prima cosa da fare per chi? Partiamo dal fatto che nessuno ha una base, siamo tutti frane, va bene? Quindi Sì. io sono una frana, Elena, mi dai una mano? Cioè, cosa faccio? Allora, Aiuta. innanzitutto una cosa che potrei dire fin dall'inizio è di non partire col fatto di dire la matematica è difficile, perché questo è un approccio che ti pone in un livello di già, diciamo, di scoraggiamento. Poi di non comunque affogarsi su concetti matematici di dimostrazioni e formule. Le formule in realtà andrebbero capite, poi vi faccio un esempio. Va Quindi, bene. nel senso che ci vogliono dei nessi logici ed una comprensione di formule matematiche, di concetti che fanno in modo che tu non ti discorderai mai più. E basterà un momento molto magari diciamo come dire, ecco, questi sono anche la tua materia, no? Sul metodo di studio, però basta un richiamo che ti fa appunto comprendere quella formula e poi ecco, adesso parliamo di formule, poi parliamo anche di ragionamento, di problem solving, Chiaro. di appunto anche passaggi, dai, risolvendo magari un'equazione, un'analisi di una funzione, eccetera. Però diciamo innanzitutto sconsiglio di buttarsi appieno a capofitto su questi libri di matematica, sulle formule, senza aver prima diciamo fatto dei ragionamenti un po' più astratti. Cioè, astratti nel senso di comprendere e capire a cosa serve e cosa fa quella funzione, cioè gli elementi di una funzione. Questo è anche un po', mi viene in mente, io ho fatto liceo scientifico, mi andavo molto bene anche in Bene. fisica, tant'è che l'ho portata alla maturità, perché la mia maturità si faceva con le materie singole, insomma, penso anche la tua, perché siamo Certo, coetanei. sì, E c'era. quindi, Ricordo il dramma di io ragioneria. portai fisica, scelsi fisica. Perché mi piaceva tantissimo e la fisica, che è anche questa molto associata quando ci sono gli esercizi alla Sì, matematica, certo, quello è. è veramente uno scoglio. L'esame di fisica, fisica 1, fisica 2, e che poi c'è in molte facoltà, da medicina, ingegneria, insomma, biologia, eccetera, dipende chimica, no? Dipende dal tipo di approccio, cioè di indirizzo, però nei bienni, insomma, nelle triennali, insomma, almeno il primo anno ci sono. Anche lì io ho imparato delle formule che non me le dimentico più perché Non vado a le dimentichi. ragionare. Anche ad Quindi sei in esempio, grado di. sì, esatto. Quindi andare a capire, quindi a capire i concetti principali. Dai Chiaro. concetti si può quindi andare a fare La comunque base, come dice un'astrazione, Simona. ecco, e poi andarci a tuffare nell'esercizio, perché poi l'esercizio va fatto. Però ecco, cercare prima di comprendere il più possibile, ovviamente con l'aiuto di un docente, di una buona guida, perché magari da soli certi libri sono pessimi, non so che cosa sta succedendo, mi vedi, sì? Vediamo, io ti vedo, ti sento, ti Ok. Va vediamo e ti bene, sentiamo, ti diamo conferma anche a casa. perfetto. Quindi diciamo appunto dipende anche dal supporto di studio che hai, perché ecco per esempio nel mio caso insomma ho trovato dei libri, cioè raramente ho trovato dei libri che insegnano a studiare la matematica Eccolo e là, qual è il primo problema? ancor meno anche dei manuali di matematica insomma che non ti dovrebbero insegnare a studiare, cioè il come non te lo dicono, però magari non ti spiegano neanche che cosa c'è dietro, quindi ti mettono la formula e soprattutto Sbucciatela.
Esatto, quindi diciamo ci vorrebbe una guida, soprattutto nella fase iniziale. Secondo me il metodo qui veramente funziona tantissimo. E Quindi la prima parte lasciate è veramente la memoria, cioè lasciatela sta memoria che... quello. Sì, dimmi che ne pensi tu che sei Questa cosa comunque... che stai dicendo, io guardavo proprio nel momento in cui parlavi tu, c'è Simona che ha scritto: io faccio adesso scienze biologiche, sono ripartita dalle basi, mentre Matteo guarda quanto poi è trasversale. Matteo dice: matematica, materie tecniche, alle superiori sono stato sempre bravo, davo benissimo, poi all'università si è complicata la situazione. Quindi evidentemente c'è già un punto di partenza, che ragazzi, ogni volta che noi diciamo siamo delle pippe, come faccio a studiare matematica all'università? Io sono una frana, non è possibile. Già quell'assunto è una base di partenza sbagliatissima. Il problema reale della matematica, della fisica, è come uno chef che ti mette a fare un piatto difficilissimo se tu non sai neanche tagliare la cipolla. Ti incasini. Quindi partiamo, dici, dalle basi, e basi significa che ti devi trovare probabilmente un libro buono, ottimo, fantastico, che si capisca benissimo, e partire da zero. E questa io so che è una cosa che spaventa chi ti sta ascoltando, perché l'idea che invece di farlo in un mese come mi ero prefissato, ah vabbè, psicometria lo faccio in un mese e ce ne vogliono, non lo so, sparo, ce ne vogliono sei, perché io non ho le basi e devo costruirmele per dare quell'esame di psicometria. Cioè, noi crediamo che sia forse possibile dare l'esame di psicometria, che è abbastanza avanzato, senza avere le basi di matematica della scuola, perché abbiamo i tempi che ci pressano. Invece no, la prima cosa è: non sei una fana, è che non c'è le basi, devi Sì, ripartire da capo. esatto, e però non tutto è perduto, cioè non è che devi tornare a scuola per farti queste basi, ma te le puoi fare appunto con il giusto approccio. E appunto parlando di funzioni matematiche o comunque calcoli, eccetera, ovviamente adesso non stiamo tenendo in considerazione qualcuno che deriva da discalculia. E non riesco, che non è una brutta cosa, insomma, è una cosa che può capitare, insomma, ci si può, lì bisogna, insomma, studiare un po' di più, applicarsi molto di più. Però normalmente siamo tutti portati per la matematica. E Incredibile. tutto dipende da come ci approcciamo. E poi ecco, adesso scriveva qualcuno la passione per la materia. E ecco, è un gioco, ecco, quello un po' lo vedo anch'io, cioè nel senso che anche vedere questi numeri come alla fine una serie di elementi che portano poi a qualcosa, cioè c'è tutto un motivo dietro che muove insomma questa serie di numeri, non sono solo diciamo senza significato, ecco. E quindi Ecco. con i bambini si può dire un gioco, ma con noi adulti insomma si può dire comunque guarda che questa ha un'utilità. Perché anche l'utilità pratica, Eccolo lì. l'applicazione aiuta molto. Gli esempi, e poi partire da cose più semplici e magari poi aggregarle. Ogni problema, se ci pensate, anche nella vita è così, no? È scomponibile in problemi piccoli. Sicuramente. Quindi i problemi di matematica, perché poi qualcuno parlava di analisi, lo studio di una funzione, Ho dove visto, c'è vedi. derivate, integrali e tutto, ecco, diciamo la materia che analisi 1, analisi 2, adesso li hanno Certo. varie applicate, sono in realtà affrontabili in piccoli, scomporre in piccoli problemi, e poi già chiamarli problemi non mi piace, problema, mamma Vabbè, mia, situazioni da piccoli risolvere in esercizi, azienda piccoli, legge. esatto. Ah, piccole situazioni da risolvere come se fosse comunque anche insomma magari un gioco enigmistico, voglio dire, senza insomma togliere, come dire, significato, perché poi l'enigmistica è fine a se stessa, magari invece la matematica serve nella vita quotidiana, no? Quindi Quello che mi sta colpendo, Ileana, come dicevamo, è io quindi la partenza è: sono una sega in matematica perché sto aprendo l'esame ed è difficilissimo. Immortale ci dice: devo sapere, vedi, sapere i teoremi e le dimostrazioni come sono sul libro, questo è impossibile, cioè non è possibile, questo non è studiare.
quando leggo questa frase, devo sapere, bisogna Bravo. Sapere come sul libro, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Sì. Cioè c'è una carenza di elaborazione, io lo dico sempre, mi rompo le scatole abbastanza ai miei allievi del Memovia Origin, che dico loro, no, non è che devi sapere, perché questa cosa lo dicono in giurisprudenza, devi sapere le leggi come sul libro, in medicina devi sapere i muscoli come sul libro e le parti anatomiche come nel libro, in matematica devi sapere i teoremi e le dimostrazioni come sul libro. No, ragazzi, non funziona, non è così, bisogna elaborare tutto ed è complicato, lo so. Quello che non riusciamo a fare è proprio questa elaborazione, perché ci manca la base per farci capire quello che leggiamo. Quindi noi ci siamo fatti la nostra bella tabella, tipo domani entro un mese preparo il test di medicina, entro un mese preparo l'esame di psicometria, e poi ovviamente ci scontriamo con la realtà, ci mancano le basi e non riusciamo ad andare avanti, cioè non capiamo niente dalla prima riga, letteralmente. Non è tutto per tutto, ma sicuramente bisogna tornare indietro e fare le cose di base appena precedenti. Io ricordo di aver fatto questo in psicometria con te, perché sei stata la mia docente di psicometria, io ricordo di aver fatto questo su tuo consiglio, tra l'altro, quindi questa è la prima cosa, e mi ha permesso di passare psicometria. Adesso non ricordo, lo passai anche con un bel voto, fortunato, però vabbè, adesso non ce ne frega niente. L'importante è, vedi quello che sta scrivendo, penso che l'approccio, adesso controllo chi è, penso che l'approccio Paolo Prota verso la matematica debba iniziare attraverso esempi concreti. Penso agli esperimenti di fisica, credo sia sbagliato partire dal caso generale, perché è molto facile perdersi se non si ha la dovuta esperienza, cioè quello che ha riassunto Paolo, che ha sempre questa capacità riassuntiva incredibile, è proprio questo discorso, zoom, che tiene tutto dentro. Quindi partenza dalle basi, primo, ok, ce l'abbiamo, cioè la tabella con fra un mese adesso tento psicometria, lascia perdere, punto. Lo dai quando sei pronto psicometria, esatto. Cioè metti 6 mesi, vuol dire che ci dovevi mettere, perché evidentemente non eri pronto da prima. Chiuso il discorso. Sì, oppure magari contrariamente pensavi di mettercene 6, ce ne metti 4, 3, 2, cioè dipende. Ecco, mettersi quest'ansia addosso certamente non aiuta. Sì, e questa è la prima. Io dico sempre le tabelle, obiettivi e cose, ciao Annarita, insomma, so già un casino, uno ci sei un casino. Primo. Secondo, quando inizio dalla base senza obiettivi, che mi prendo i miei tempi, perché guardate che le materie matematiche sono quelle in cui il cervello ha più bisogno, secondo le ricerche, di tempo, suo tempo, non tuo, tipo dopo domani c'ho l'esame, suo tempo, per capire e integrare le conoscenze. Se non si integrano le conoscenze tra loro, non le mette come mattoncini e non puoi costruire il livello successivo, che sarà quello dei teoremi più difficili da capire, eccetera. Per intenderci, sì. Prima cosa, per gradi. Andare per gradi. Per gradi, molto per gradi, e coi suoi tempi. Dovete immaginarlo come una persona a parte, cioè il cervello messo a dire: guarda, è inutile, non ci provare, ci vogliono 6 mesi qua, devi partire da zero, fai 2 più 2, quanto fa? 4, bravo, sei in grande, andiamo avanti. Più di così non posso, per quel momento. Esatto. Devo aspettare che lui... Sì, anche se... Pensiamo a dei mattoncini, secondo me. Dei mattoncini che hanno appunto una base e man mano, insomma, puoi costruire. Se ti manca il passaggio precedente, ovviamente quell'altro lo puoi pure mettere, poi magari crolla, cioè più vai avanti questo muro di mattoncini non funziona, quindi potrebbe anche essere... Regge. Sì, per fisica 1 sono molto difficili, lo so benissimo, io ho fatto degli esami in ingegneria, non so se lo sapevi, Gio, perché dato che invece... molto la statistica, ho fatto degli esami fuori facoltà durante la mia laurea in psicologia e poi ho continuato, però non ho completato, insomma, la triennale, però comunque so cosa vuol dire l'esame di fisica, so cosa vuol dire l'esame di chimica, il silvestroni, insomma i famosi mattoni, e quindi l'esame di fisica io l'ho imparato grazie, devo dire, cioè facciamo, diciamo, diamo a Cesare quel che dice a Cesare. Io ringrazio, non so se c'è tra gli spettatori, Nicoletta Foschi, la mia prof di matematica e scienze del liceo, perché lei mi ha insegnato questo approccio di magari non ti ricordi un numero, sbagli un calcolo,
Oddio, questa cosa non me la ricordo, la vado a vedere, però capire le formule. In fisica, faccio piccola parentesi, a Gio, in fisica, Immortale 23 è bellissimo comunque, Immortale 23. eh? In fisica, ad esempio, appunto, una cosa che era molto difficile, mi risultava molto difficile, quando hai una formula, devi calcolare qualcosa, devi capire l'unità di misura. Cioè, metri al secondo, joule, tutte cose particolari. E là pure è molto facile, perché se tu ci arrivi con la me, non impari niente a memoria, la memoria ci tradisce e soprattutto arriva a un livello, cioè, satura. Cioè, nel senso, è una cosa, insomma, molto difficile imparare a memoria tutte queste formule, eccetera. E poi, appunto, nel momento di panico, la memoria non è proprio Svanisce. affidabile, e appunto il momento di panico potrebbe essere, o diciamo panico, insomma, con quell'ansia d'esame che è comune a una normale situazione, lì c'è quel vuoto di memoria, quel momento di blocco. Quindi se io, utilizzando questo approccio, mi ricordo che arrivavo a tutto, cioè come si misura la lunghezza in metri, sotto che c'è metri per metri, metri quadri, cioè è, diciamo, capire la formula in base a quello che ci metti dentro. Se tu parti dalle piccole, diciamo, ne fai una formula, un'operazione, no? Dove ha moltiplicazioni, divisioni, radici quadrati, tu parti dai piccoli pezzetti. Alla fine la formula la costruisci molto bene. Stessa cosa, per esempio, Come dice per Davide, elaborare, intendo io infatti dire, dicevo questo, elaborare, che non è sì. esattamente dire, ripetere a parole No. nostre, quanto più cercare di capire attraverso una concretizzazione, poi ne parliamo, perché è una cosa che tra l'altro aveva già raccontato Einstein, ne ha parlato Feynman che ha preso il Nobel, voglio dire, ne hanno parlato in tanti della ipersemplificazione della concretizzazione, poi vediamo insieme che cosa significa. Magari Leanna ha detto, ci fa anche un esempio, quindi voglio dire, lo vedremo insieme. Non è esattamente parole nostre, perché uno, quando dici parole nostre, Davide, facciamo un esempio, io per dire a parole mie quello che tu hai scritto è, quindi Davide sta dicendo che uno ripete formulando le frasi in maniera differente ma più propria ciò che ha ascoltato. Capisci che quello che ti ho detto, Davide, è iperfuffoso, non ci hai capito niente, perché è fuffoso, come risulta una formula matematica, un'applicazione di un esercizio matematico. Quindi occhio, non è parole nostre. Tra l'altro, non è necessario ripetere o ridire o formulare le cose ad alta voce, ma per studiare matematica all'università, in qualunque esame, essa capiti, è necessario riflettere e immaginare. Vedremo tra poco che cosa vuol dire, tanto più che poi bisogna applicare, come dice Matteo, tutto agli esercizi. E se io non ho fatto questo passaggio precedente, dalle basi abbiamo detto, sui libri adeguati, eccetera, non riesco a costruire mattoncini successivi, e l'esercizio è uno dei mattoncini di livello alto. Cioè, Sì. andò voglia, devi prima capire come funziona e poi fa l'esercizio. Se tu provi a dire, vabbè, oh, io ricordo di aver fatto questo, no? Cioè, leggevo e dicevo, mamma mia, ci ho capito un cazzo, come faccio? Aspetta, provo a fare l'esercizio. Ma che provi a fare? È un esercizio difficile troppo per te, primo. Il concetto che hai letto era troppo difficile per te, quindi fai gli esercizi senza averci le basi e senza avere nemmeno la parte di mezzo. Cioè, metti i mattoni nell'aria. Stai lanciando sti mattoni, quindi non è possibile che reggano. Quindi Vero. occhio, stiamo già costruendo. Non è vero che sei una pippa, va bene? È che non hai imparato dalle basi. Parti dalla base, vai piano piano, datti i tuoi tempi. A un certo punto vedi quella cosa lì in fisica, è in casino, la devi concretizzare. Dopo che l'hai concretizzata, andiamo all'esercizio. Prima no. Questi sono i primi passaggi, eh? Sì, e di elaborare proprio usare parole diverse, cioè usare parole diverse da quelle che tu avresti in mente, se no non è un elaborare, ripetere, ripetere, cioè è una cantilena, voglio dire, alla fine lì fai appello alla memoria quando ripeti, no? Esatto. Invece capirlo forse aiuta anche a studiare insieme, non so, perché magari con qualcuno ci si trova bene, si può avere un altro approccio, altre parole, altri dubbi, altri punti di vista, e quindi magari forse si rielabora di più. Tu che dici, Gio, rispetto a questo? Allora ci sono diverse scuole sul aiutare l'altro, aiutare gli altri, sull'aiutare
studiare in gruppo, studiare da soli, far parte di un gruppo di studio. Non suggerisco a meno che il gruppo di studio non sia allo stesso livello, personalmente. Cioè, mettiamo caso che Matteo ci ha detto che studia ingegneria, no? Poco fa ho letto che anche Immortale studia ingegneria, no? Quindi immaginiamo che Matteo e Immortale dicono: senti, sai che famo? Dopo la diretta ci vediamo, ci incontriamo e parliamo, studiamo insieme, stesso esame. Scopriamo che uno dei due è molto indietro rispetto all'altro e si aspetta un aiuto. L'altro dice: vabbè, lo aiuterò, così capisco meglio io, neanche per idea. Cioè non va avanti l'uno e non va avanti l'altro, perché i tempi di apprendimento sono diversi. È come due macchine che vanno a una velocità differente o comunque molto distanti, quindi lasciate perdere. Studiate in gruppo, fate parte di un gruppo di studio in ogni materia, ma soprattutto in materie tipo matematica, solo se siete pressappoco allo stesso livello e potete fare questo scambio, perché questo scambio qui, tipo io parlo, tu aggiungi, tu spieghi, io ascolto, poi io spiego e tu ascolti, eccetera. Questo scambio che porta avanti la conoscenza non funziona se si è staccati. Quindi dovete immaginarlo così, che lui sta andando avanti e dice: aspetta che tu spiego, e quello dice: ma che cacchio, non ci ho capito niente. Uno dietro e l'altro va dietro, non funziona. Lo scambio, che è necessario per la comprensione, avviene solo allo stesso livello. Non ve sognate di fare matematica in gruppo, perché così la capisco meglio, non la capite meglio nessuno dei due, ve stancate e abbandonate tutte e due. Quindi la prima cosa è questa: studiamola da soli facendo finta di essere in due. Quello lo puoi fare parlando con te stesso, a voce bassa, a voce alta, e concretizzando tutto. Questo sì. Vero. Sono completamente d'accordo. Questa cosa è molto, molto vera, soprattutto perché poi la persona che è più avanti forse impara pure di più, perché spiegando agli altri si impara, però quella che sta sotto, diciamo, viene trascinata in qualche al modo. Al limite, se gli va bene, se no non viene nemmeno trascinata. Guarda che ieri per esempio ci ho avuto le basi, diciamo non basi, e poi qualcuno ha provato a recuperare ma non c'è niente da fare. Vedete che non è che succede solo all'università, succede pure prima. Simone invece ci dice: io a volte replico determinati esercizi, provo a capire il procedimento e laddove è possibile, per esempio gli esercizi sulle funzioni composte, sostituisco i numeri cercando anche nuovi modi per poterli risolvere. Brava Simona, non è male, e tra l'altro qua c'è una base di elaborazione che è abbastanza evidente, tra poco lo approfondiremo, questa della base di elaborazione. È arrivata Lili, ben arrivata. Costruire e riconoscere gli elementi, quanta difficoltà ho trovato studiando fisica e analisi matematica. Sono convinto però che sarebbe bastata un po' di faccia tosta nel chiedere chiarimenti a un valido insegnante. Mica male, questa è un'ottima osservazione di Paolo, che a volte noi abbiamo paura di chiedere perché il professore corre e noi non vogliamo fare la figura degli incompetenti. E quindi sarebbe bastata, quello che dice, un po' di faccia tosta. Eliana, il domandone. Le domande sono importantissime. Vai, dici. Poter chiedere, perché i libri sono a senso unico, no? In modo passivo. Invece quando vai una persona davanti a cui sottoporre un dubbio, due dubbi, 10.000 dubbi, quello che hai, però in realtà consolidi in questo modo. E è una richiesta, insomma, puoi anche procedere per prove di errori, no? Cioè a livello, diciamo, di domanda, ho capito? No, allora ok, torno un attimo indietro. Cioè, questa verifica è molto importante, mentre a volte con i libri lasciati un po' abbandonati, un po' da soli, se non hai le basi, cioè veramente io penso che si arriva alla disperazione. La vuoi fare. Tanti. La puoi fare. Poi con le pressioni che ci mettiamo, tipo sbrigate che dobbiamo dall'esame perché c'è l'appello, è letteralmente impossibile. Su questo sono perfettamente d'accordo. Non mi vergogno di dire che ho impiegato diversi mesi a preparare psicometria, come raccontavamo. Matteo ci ha anche scritto: sì, infatti se studio con qualcun altro è solo per fare esercizi e poi confrontarci, il resto preferisco farlo prima da solo. Matteo, bravo, già iniziamo a ragionare bene su questo. Molti di voi... Sì, è vero. Sì, confermo che anche da parte mia, cioè, gli studenti vedono i libri, vedono le video lezioni,
lezioni, scusami, insomma, quelle standard sui libri e si scoraggiano. Poi si confrontano con me e ovviamente vedono tutto in modo diverso. Allora ci sarà qualcosa di diverso? Cambiato. Sì. È Che cambiato cosa qualcosa cambia? nel momento in cui parlano con te, non perché parlano o non solo perché parlano con te, ma perché c'è stato, e questa è una delle chiavi, c'è stato un cambiamento interiore, un cambiamento cerebrale, letteralmente un passaggio diverso. Cioè, sei tu a fargli capire, guarda, parti da base ti spiego questo, e da lì Esatto. diventa come una pietra che rotola, no? Dal primo, cioè capisco la media, allora capisco la mediana. Capisco la mediana, forse riesco a capire qualcosa oltre, per intenderci. Quindi piccoli passaggi che mi portano a fare un passettino in più. Perché ho parlato con te per la prima volta della media. La media sembra una fesseria, ma ricordo grandi difficoltà con un sacco di gente che scriveva: io non ci ho capito niente, ci ho capito niente, ed era la base della base. Ti capiterà probabilmente. Sì, mi capita. Intanto volevo dire una cosa, Joe, scusami, l'off topic. Vedo che Instagram va leggermente in ritardo, quindi saluto chi sta su Instagram e vi dico venite su YouTube o su Facebook. Ha faticato il povero Sì. Instagram, che dà sempre problemi quando c'è da fare qualcosa. Senti, Leana, lui fa sempre così. Senti, un domandone. Sì. Mentre gli altri continuano a scrivere e sicuramente staranno aspettando i nostri esempi, intanto immaginiamo, questa Esatto. cosa che stiamo dicendo è per matematica, fisica, statistica, psicometria, quello che volete, e anche per la logica. Immaginiamo che la logica matematica si accompagna. Quindi c'era qualcuno che stava preparando il test di medicina e quindi questa cosa che stiamo dicendo serve proprio in quest'ottica. Poco fa abbiamo detto una cosa, che è necessario concretizzare, fare degli esempi di tutto. E adesso vediamo che cosa significa. Questa deve essere proprio una lezione magistrale, cioè dobbiamo proprio capire come si fa questa concretizzazione degli esempi, altrimenti non ci muoviamo. Tu, Ileana, hai già qualche idea su questi... Beh, sì, potremmo anche fare un esempio sulla media. Se vuoi, hai citato la media, poi magari. Ieri sono riuscito a capire qualcosa di matematica solo facendo gli esercizi di logica per i concorsi. Non male, Eri. Viva Dio, brava! Infatti. Suppongo Erika. Sì. Dici, Sì. dici, Ilea. E allora, per esempio, possiamo fare un esempio sulla media. La media, e poi io ci abbino sempre, vabbè, la materia di analisi dei dati, la deviazione standard. In realtà, io faccio sempre un esempio con i voti, Vai. perché i voti ci passiamo tutti. Allora, fare esempi concreti ci fa capire a che cosa serve questa media, che è una semplice operazione somma, è una divisione, no? Si sommano i numeri e si dividono. Però bisogna capire che cos'è questa media, anche perché poi a livello di analisi dei dati, statistica, probabilità, comunque in generale anche in matematica, si va ad inserire dentro altre variabili, dentro altre, insomma, si va a concettare con altri elementi. Quindi devo capire innanzitutto che la media è un valore che è sempre positivo, cioè questa cosa, per esempio, no? Anche sapere dove orientarsi, dove sto, cioè che è un numero, ok, ma questo numero come può variare? Cioè in realtà. E non può essere negativa la media, è una somma. Quindi, intanto dare un significato, una concretezza a quel numero, in modo tale che ci si rende conto anche di come dovrebbe essere questo numero, no? Allora, mi ricordo, insomma, degli esempi che potevamo fare, un risultato di un'area, di un problema, ma anche, insomma, tornando alla media, io posso anche già, senza fare i calcoli, immaginare più o meno quanto deve venire. Allora, facciamo un esempio pratico. Io prendo, sapete, i voti universitari vanno insomma in realtà da 18 a 30 quelli positivi, però posso prendere anche insomma, un voto inferiore, però io prendo 25, 28 e 30. La media, tre numeri, 25, 28 e 30, questa media, che valori potrebbe avere? La media è un sunto di questo. Allora, intanto, se io prendo 25, 28 e 30, come sono? Bravo, insomma, bravino, o
una schiappa. questa cosa. Allora, 25, 28 e 30, e questa è la Ditelo concretizzazione. voi. Sì. Noi ci stiamo immaginando in una situazione. 25, 28 e 30, dai, bravo, non sei stato mica male, no? Ok. Cioè, Quindi abbiamo ovviamente. riportato a noi ragazzi, sentite, stiamo riportando a noi stessi quello che stiamo studiando. Quindi quello che studio sta diventando un'esperienza di vita, un esempio di vita. È così che funziona, tra l'altro, l'apprendimento. Bene, sono abbastanza bravino. Sono Ok, scritto bravino, livello. quindi ecco, quindi diciamo livello medio, grazie che partecipate ragazzi. Sì, ok, quindi mi aspetto, la media abbiamo detto che è un riassunto, perché finché ho tre numeri, vabbè, me li ricordo, ma se io ne ho, io ho 3 anni di università, devo fare una valutazione per capire come sta andando e a un certo punto mi serve un valore, cioè non è che posso ricordarmi a memoria tutti i numeri, quindi intanto la media è utile, mi serve e quindi già questo mi motiva a capirla perché se fosse inutile, ma che ci faccio? Allora, mi aiuta a riassumere delle informazioni. E se io voglio sapere come sto andando all'università, mi serve la media o no? O mi devo imparare tutte a memoria i voti? Ok, quindi abbiamo detto che sono di livello medio bravino, quindi questo numero che uscirà fuori, come potrà essere? 18? 20? 23? Innanzitutto non potrà essere più basso del mio voto minimo, cioè di 25, dovrà essere compreso tra 25 e 30. Ok, allora io ho 25, 28 e 30. Quindi ho un voto, diciamo, medio, un voto molto buono e un voto massimo. Quindi più o meno sta media come si Sarà orienterà? nel mezzo. Sarà nel mezzo. Adesso andiamo a fare. Allora, Beh, tra 25, 28 e 30, la somma dei tre voti, dei tre numeri. Questo esempio sembra semplicissimo, ragazzi, eh? In realtà stiamo vedendo, tra l'altro, come ha scritto Dora, a cui facciamo i complimenti per l'esame di psicometria passato bene, e che ci dice: vedi, io l'ho fatto così. Procedere per gradi, darsi il tempo, anche lungo, possono volere più giorni per capire la media. Dice: ma la media è facile, poi ce ne sono altri 70 da studiare, non mi interessa, non decidi tu e il tuo cervello. Bene per comprendere ogni step, poi piano piano, mano a mano che vai avanti, ci sarà un accumulo di competenze e andrai più veloce. E sempre lei dice: importantissimi gli esempi pratici per capire alcuni concetti e per farli propri. Una volta compresi, non si perdono più. Quindi noi vero. adesso stiamo facendo un esempio della media, che alcuni diranno: sì, la media, lo so che sì, ma guardate che cosa stiamo facendo. Stiamo riportando a noi, ci stiamo facendo delle idee su ma come sarò. Ma nell'esempio che ho fatto di me, come sarò? Ma sarò così, ma sarò colà, ma immaginiamo un po', poi provo a calcolarlo secondo quello che mi dice il libro. Esatto. È una base che stiamo dando per imparare a studiare la matematica all'università o nei concorsi, per esempio, per i test di medicina, matematica, fisica, statistica, logica, matematica, eccetera. Ok? Quindi anche sapere, Giovanni, la grandezza di questo numero che tiriamo fuori è importante, perché noi se noi ci aspettiamo un valore, intanto già gli abbiamo dato una veste, un significato. Poi potrà essere 26, 27, 28, potremmo sbagliare qualche virgola, ma sarebbe bellissimo poter diciamo, arrivarci davvero a livello intuitivo e più o Positivo. meno arriviamoci, dai, vediamo quanto secondo voi, 25, 28 e 30. Quale sarà la mia media? Più o 25 meno. è a metà tra 25 e Ho 30.3 voti. Stanno più o meno equidistanti, perché comunque ci sta un pezzetto, un pezzetto e un pezzetto. Quindi più o meno Sarà. Ma potrebbe essere un 28. chi è? È un 28. Infatti, Mezzo. in mezzo, non che la media sia in mezzo, però in questo caso io ho un voto, abbiamo detto me, insomma, non male, un voto buono e un voto alto. Siccome io devo fare un riassunto, una volta sono andato bravissimo, una volta sono andato bene, comunque molto bene, 28, una volta sono andato comunque bene, ma non insomma nel massimo. E quindi noi ci aspettiamo, ah, vabbè, la media sarà tipo 28. E infatti se la andiamo a fare, fatta però, sai, poi nel bello della diretta, sai, in mente ti sbagli, viene 27,7. Lì ha Che voglio scritto dire, 27. cioè, se togliamo il decimale, alla fine si arrotonda a 28.
Fantastico, quindi ci siamo. Sì. Occhio però che Ileana, noi abbiamo fatto una spiegazione della media e adesso io, per curiosità, vi dico che la media aritmetica di due o più numeri o semplicemente media è la somma dei valori numerici divisa per il numero di valori numerici considerati. Non ci Questa è la capito niente, che è sta cosa? dimostrazione che una cosa è spiegarlo, raccontarlo attraverso degli esempi, riportandolo a noi. Facendo questo giochetto che abbiamo iniziato a fare insieme, una cosa è credere, come qualcuno scriveva prima, che ah, ma no, io devo andare dal professore e quando me lo chiede, gli dovrò dire la media è, oddio, la media di due numeri o più numeri è la somma dei valori numeri. No, stop, hai già toppato. Ragazzi, prima butto dentro, poi fuori e il modo in cui butto dentro deve essere diverso da come butto fuori perché sennò non c'è verso. Il cervello, qua, roba non la capisce, cioè ha capito niente. Pensate che Ileana mi ha detto: Ma che hai detto? Non ho capito niente. No, Ma anche infatti io non mi ricordo io, assolutamente che hai detto, ma però, che ti fai sei spiegare cos'è bevuto? una media. Questo è il Sì, primo passaggio. Quindi, quindi che 27 mi minuti piace fa. questa cosa, Joe, che la cosa bellissima, io la chiamo approccio bottom up, cioè dal basso all'alto. Prima capisco più o meno sto numero, diciamo questo numero di che tipo deve essere uno, deve essere due, no, deve essere compreso, cioè ci deve avere due cifre, 20, 25, 28, insomma, sta lì. Poi magari mi faccio un'idea di quanto, diciamo, di dove dovrebbe stare e poi semmai lo vado pure a calcolare. Dopo, solo dopo, vado a imparare la definizione. E la definizione, io poi dipende anche, attenzione, però diciamolo perché ci sono certi docenti universitari che vogliono le stesse parole del libro a memoria, vabbè, lì ci vuole un po' più di sforzo. Io non sono così, cioè a me lo dici a parole tue e va benissimo, perché anzi apprezzo molto di più quello che stiamo dicendo, vuol dire che l'hai fatto tuo. Però in caso avete quei professori là, cioè non li potete cambiare, insomma, fate uno sforzo in più. Però in realtà adesso andiamo a definire che cos'è la media. Però, insomma, forse non l'abbiamo detto, bisognava fare, lo scriviamo un attimo, no? Cioè, dici di definirlo, intendi scriverlo o No, 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 dirlo? no, no. Facciamo, diciamo, facciamo la formula, Scrivere la così ce formula. l'abbiamo davanti, sì, perché ovviamente Capito? abbiamo detto, allora l'abbiamo Ho capito. capito che intendi. Sì, adesso l'abbiamo capita, l'abbiamo fatta. L'abbiamo pure intuita e questa è la cosa più potente che potremmo avere. Adesso cerchiamo di imparare questa definizione. Olala. La Da definizione qui, partendo dalla dal cosa che abbiamo basso. fatto prima. È il Esatto. contrario. È contrario, Cioè non certo. è, aspetta, ho letto che la media è semplicemente la somma dei valori numerici, aspetta, di vedere che capisco, non ci hai capito niente, lascia perdere, torna indietro, fa il contrario. Esatto. C'è sta uno che prende 3 voti, no? Giusto? Quanto Allora, sarà quindi la media? ho fatto io qua. Allora, ho fatto prima la facciamo, diciamo, semplicistica e poi la facciamo, facciamo un'astrazione ancora più, diciamo, formula vera, insomma. Abbiamo fatto 25, 28, 30. Quindi è in realtà leggiamola sempre da destra, scusate, da sinistra a destra, come leggiamo, insomma, normalmente, no? Non siamo giapponesi, insomma, ci Volevamo vogliamo diventare bravi come loro, ma. diventare bravi come i giapponesi, ma la lettura la manteniamo da sinistra a destra. Allora, quindi 25 più 28 più 30, quindi è più, che cos'è più? Una Ah, insomma. somma, quindi inizio a dire, è una somma, quindi la media è una somma, ma poi che c'è dopo la somma? Che C'è una è quello là? divisione. Vabbè, non l'ho potuto fare, insomma, quei due Vabbè, puntini, ma insomma, la vabbè, divisione, c'è la ecco, divisione. la divisione, quindi è la somma di qualcosa diviso un'altra cosa, Ah, ok? Punto. Quindi la già somma siamo partiti è diviso bene. qualcosa. Poi, che ci dobbiamo mettere dentro? Cioè, non è che possiamo dire qualcosa, cioè, diamogli un La somma delle contenuto. Quindi, scarpe, la somma delle no, banane, di no. miele, di pere, no, la somma dei numeri, di quanti sono i numeri, quindi la somma di tutti i numeri che abbiamo.
in questo caso di tutti i voti, a seconda dell'esempio, diviso quanti sono. Quindi mi stai dicendo forse che la media è la somma dei valori numerici fratto il totale di codesti valori numerici? Esatto. Bello, esatto. Però, adesso lo capisco. Guardate, però. Esatto. Adesso noi, come dice Matteo, quindi prima comprendo, poi applico, poi imparo le definizioni. È certo, Matteo. In realtà, ragazzi, è certo no. Questa cosa non va a far nessuno, la facciamo fare noi, Ileana di DT2 e Giovanni di Memoria, perché l'arte ovviamente non la fanno fa, non la sanno fa. Quindi si fa al contrario. La cosa bellissima è che noi abbiamo imparato la definizione, l'abbiamo insomma abbiamo detta difficile, dopo che l'abbiamo capita, abbiamo fatto l'esempio. Guardate che diverso, è strano, è inverso. Prima capisco, faccio gli esempi, poi imparo, provo, scusate, non imparo, poi provo a dire la formula. Bravissimo. E quando la dico... La leggo prima di dirla, la leggo, ce l'ho davanti, la vogliamo leggere, abbiamo detto somma e fratto, e divisione, e poi la posso raccontare. Raccontiamola a modo nostro, la somma di tutti i numeri che ho fratto quanti sono. Benissimo, questo è perfetto. Poi gli possiamo dare qualche... ci diamo un tono, no? Invece di la somma dei numeri fratto quanti sono, possiamo sostituire dei termini che si usano in matematica, perché poi, sai, certi professori comunque non è che si dici la somma di quanti sono, eccetera. Quindi alla fine possiamo usare, ci diamo un tono, ma l'importante è che noi sappiamo, in testa abbiamo la somma di tutti i numeri fratto quanti sono. Quanti sono? 10? Fratto 10. Quanti sono? 100 fratto 100. Poi ricordiamoci sempre però da dove siamo partiti, cioè il motivo per cui stiamo facendo questa cosa non è fine a se stesso, ma è perché io vado all'università e dopo due anni, dopo un tot di tempo, non mi posso ricordare tutti i numeri a memoria dei voti presi e quindi mi serve la media. Ma la media è interessante, è utile. È utile. Allora vado a, adesso l'ho scritta così, ma ci sarebbe una sigma, insomma, non so come parla qui. Allora, poi la vado, purtroppo, diciamo, alla fine ci sono dei simboli matematici un pochino, ma alla fine non so proprio così arabi, perché in realtà so greci, però, lingua greca, però se noi pensiamo alla somma, con che inizia la somma? Che lettera è? La somma? Io non ho fatto... somma, che inizia? La... che lettera? La prima lettera della parola somma, che è? S. La S. Ah no, no, scusa, non avevo capito, pensavo stessi chiedendo di disegnare, perché stavo cercando nel frattempo la formuletta da far vedere in video. Grazie, sì, la S di somma, c'è sempre un motivo, quasi sempre. Poi ci sta sempre qualcuno, ogni tanto qualche studioso che si inventa qualcosa un po' inspiegabile, però normalmente ci sono sempre dei motivi per cui le cose si chiamano così. Quindi la somma, la lettera S, perché non è che possiamo scrivere somma ogni volta, allora facciamo una S. La S però, siccome in matematica tutte queste lettere, insomma, poi potrebbero confonderci. A volte prendiamo in prestito dall'alfabeto greco. Eccola sigma. Qua. Però la S, la sigma, è una S. Certo. S per somma. Allora, se io mi ricordo, in realtà è fatta come una S, Gio, se riesci a trovarla da qualche parte, la dividiamo pure. È fatta come una S, è una S, però è un po' strana, perché insomma questi qua, l'alfabeto greco, insomma, scrivono disegnata strana. In maniera strana, però ricordiamoci che è una S. E così voglio fare delta, è una D delta, lambda è una L, e quindi sta per esempio in fisica per lunghezza, cioè D sta per differenza, per tante altre, cioè insomma anche in inglese si usa molto D per differenza. Quindi le lettere greche, sempre, nella maggior parte dei casi, poi vabbè, ci potrebbero essere delle eccezioni, sono sempre gli iniziali di qualcosa che, insomma, che va poi spiegato. Quindi abbiamo detto che è la somma, quindi mettiamo questa S, la scriviamo magari in alfabeto greco, e poi ci devo mettere tutti i numeri. Ma come faccio a scrivermi però la formula? Mica posso mettere tutti i numeri. Allora, o scrivo un numero generico, e in matematica qual è la lettera che si usa di più? Guarda, la prima proprio che vi viene in mente è la X.
Dai, X è la prima, è il numero per eccellenza, diciamo, è X vuol dire, oh, trovami X, no? Trovami X è proprio il numero generico. E quindi metto X, ci metto le parentesi perché in realtà là dentro ci potrebbero essere più di insomma, quindi è come dici, fai la somma, la parentesi è come per dire, fermati un attimo, attenzione, fai tu, apro una parentesi, ti dico una cosa, richiudo una parentesi, te ne dico, cioè, quindi è No, proprio. ora. Fai tutte queste sommette che ci sono dentro, cioè fatta apposta per racchiudere, diciamo, anzi, è molto importante queste parentesi, perché così tu dividi somma col fratto. Abbiamo detto che, ritorniamo un attimo qua, questa abbiamo detto che noi la leggiamo, e leggiamo, 25 più 28 più 30, somma, poi diviso 3, quindi fratto. Allora, vado, la somma, invece di fare x più x1, x2, x3, x4, cioè, insomma, sarebbe proprio... È molto lungo e poi non sappiamo quanti sono questi numeri, cioè non possiamo fare x1, x2, x3, x5, che facciamo? Mettiamo i puntini, a volte lo fanno nei libri per spiegarlo, però mettiamo x generico, che per dire che sono tanti, magari ci mettono anche una i sotto per dire che questo qui è x1, x2, x3, possono Potrebbe essere tanti. XI potrebbe Quanto ti essere pare? un Indice, lista per indice, no? certo. Quindi... questo x ha un indice basso, cioè un pedice, insomma, piccolino sotto, che vuol dire x1, x2, x3, quanti ce ne stanno? Quanti te ne trovi? Quindi è una formula universale, la applichi. Quanti esami hai fatto? Ne hai fatti 20? Va benissimo questa formula. Ne hai fatti 5? Va benissimo. Quanti sono? Non importa. E poi fai fratto, abbiamo conosciuto fratto perché abbiamo visto prima, n. Che vuol dire n? N sta per Il numero numeri. degli esami che ho dato. Sono, N si usa anche in italiano, non mi piace usarlo, però a volte dice N cose da fare, N tipo un po' cose. odiosi, dicono così, N cose da fare. Vabbè, comunque, N sta per numeri, quanti sono, e si usa in maiuscolo spesso per dire quanti sono, cioè conta quanti numeri sono. Quindi, mentre la X, ecco, questa è la base, insomma, un pochino di cose di base bisogna averle. La X è qualsiasi numero, di solito si usa proprio generico, X è la prima lettera che si usa per i numeri matematici, e N si usa invece per dire quanti numeri abbiamo. Quindi la cosa interessante, Eleana, che dobbiamo aggiungere a quello che Sì. abbiamo appena detto è questa, che non solo noi siamo partiti dall'esempio e siamo andati, dopo l'esempio, siamo andati a, diciamo, adesso condividiamo per far vedere, come appare, nel momento in cui dovessi riuscirci, come appare una qualunque La media. bruttissima In una formula della formula, media. no? Ok, quindi noi abbiamo la nostra formuletta della media e l'abbiamo fatto così. Abbiamo detto, cervello, ascoltami bene, che ti dico una cosa. C'è un esempio che noi facciamo, eccolo qui, questo è come appare la formula della media. C'è un esempio che io ti faccio, quindi lascia perdere quello che c'è scritto nel libro. C'è un esempio che io ti faccio. Dopo che abbiamo fatto l'esempio, faccio le applicazioni, eccetera, insomma l'ho capito. A quel punto Matteo dice: Ah, quindi aspetta, prima era l'esempio, prima comprendo, applico con degli esempi, poi imparo la definizione del teorema, sì, e poi capisco i simboli a che servono. Cioè la sequenza è completamente diversa, sbagliata rispetto a quello che facciamo normalmente. È esattamente il contrario. A scuola che cosa si fa? Imparo la formula, poi la maestra, professoressa me la spiega, poi e mi cerca di farmela capire. Sto Vero. ancora cercando di ma che era qua roba che ha disegnato con la Infatti, M girata, ma che vuol dire qua bravissimo. roba? Perché la X c'ha qua stanga sopra? Boh, ma che vorrà dire? I uguale 1, ma no, I non è uguale 1, I è I e 1 è 1. Insomma, io già mi sono Vero. perso. Quella poraccia che, poraccia ancorno, che dovrebbe imparare, dovrebbe spiegartela bene, ti spiega che cosa vuol dire la formula, non te fa l'esempio, l'esempio te lo fa magari alla fine. Ha fatto esattamente il contrario. Sì, ma mi È giusto o permetto, sbagliato? sì, ma anche se fa l'esempio dopo, in realtà il fatto che tu abbia davanti questa cosa astrusa, rimetti da giù, aspetta. Ah, la rimetto? Sì, Ok. allora questa cosa è brutta, Brutto. incomprensibile,
Cioè, anche perché questi simboli noi non li utilizziamo nella vita quotidiana, cioè voglio dire, noi abbiamo imparato a scrivere, ma queste lettere e simboli strani che è sopra, un numero sopra, un altro sotto, a fianco, sono posizionati, è bruttina, è incomprensibile e a me viene in mente, insomma, non è che sono, diciamo, ragionevolmente sicura che l'attenzione sulla difficoltà di capire, di comprendere che significano questi simboli strani, cioè va a poi, diciamo, sei talmente preso a comprendere questi simboli e che non li capirai mai da solo, così, che non riesci, ciao, salve, non riesci a seguire il dopo. Quindi, magari l'esempio te lo fa pure, ma ti distrai, sei talmente distratto, c'hai ancora in mente, pure se te la levi dal campo visivo, quella I uguale 1, che dici no, non è possibile, ma che vorrà dire? Che in realtà, secondo me, sei saturo di questi quesiti e dubbi esistenziali, perché poi alla fine, veramente, cioè, questa è una formula, ma vogliamo prendere molto elegante. Paolo ha scritto, però è molto elegante. Beh, però Beh. Paolo ragiona appunto, da persona che l'ha capita. Allora, dopo che l'abbiamo capita, non è più brutta. Ecco, io volevo ironizzare naturalmente. È elegante perché, se ci pensate, tutta quella rimettiamola, insomma, mettiamo che i voti siano tanti, tutta questa operazione numerica molto lunga si può riassumere in due o tre simboli. Allora, questa è l'eleganza e anche, come dire, la sintesi, no? Che ti può dare la matematica, cioè, quindi è molto importante. Però, ripeto, partiamo da qua, non ci capiamo molto, ci potremmo anche scoraggiare. E adesso io intanto Assolutamente. tiro fuori una formula che è quella dell'area di Pirzo, mi dispiace, ma Poi quella. facciamolo, sono pronto, mi sono preparato a questa Voglio esperienza. spaventare tutti. Spaventa anche noi. Quello che riassumiamo, intanto Lilli ha scritto una cosa, nel frattempo che tu metti la formula, dice: dico sempre ai ragazzi che quando hanno un vuoto di memoria, se la cosa l'hanno capita bene, possono sempre recuperarla, ricostruirla. Mentre se la imparano a memoria senza capirla sono fregati, sono contento perché Lili è una delle tante persone che hanno accarpito la mia proposta, che è nata un po' insieme anche del famoso la memoria non esiste, che è diventato uno dei motti di memoria. La memoria Vero. non esiste ed è nata qui in questi web intervista proprio con Ileana e fortunatamente adesso si diffonde in tutta Italia. E la cosa bella perché Ileana diceva prima. Memoria non funziona su queste cose. A memoria già di suo, quando uno mi dice che deve memorizzare, per me già deve cambiare la struttura della frase perché non funziona così, non si studia così niente, non si memorizza, il cervello non memorizza. Andatevi a vedere, c'è un video dedicato a questo argomento sul canale, per dire, sul canale Abbiamo anche Memoria. parlato Ne insieme. Sì. abbiamo anche parlato insieme in una diretta. Perché? Perché è inutile memorizzare, noi stiamo facendo un lavoro esattamente opposto come ha suggerito Lilly, che è prima faccio l'esempio, poi capisco, poi faccio l'astrazione, provo a dirla un po' difficile, poi guardo la formula, dico perché si scrive in questo modo, solo alla fine riscrivo la formula. Ma prima ho fatto tutto un lavorone che, tra l'altro, rende, come dice Lilly, magari anche affascinante, belli quei simboli dopo, non prima. Prima sono dei mostri. Esatto, sì, è vero. Sono termini virtuosi. Sono dei mostri, mi piace, anche perché nel tuo libro si chiama Le mostri da uccidere Mostri, all'esame. esatto. Eccola E qui. sono mostricettali anche quelli. Eccoci, che meraviglia! Mi accodo a Lilli, dice che la salienza della scadenza dei simboli può essere anche affascinante. Trovo affascinante. Nell'esoterismo magari, non lo so. Probabile. Ileana, siamo pronti. Come la facciamo questa? Questo è un mostro in realtà per noi. Sì, E questo mostro può essere prima esemplificato, poi capito, poi ok, parlato, poi simbolizzato. Vai! esatto. Beh, insomma, adesso però ci vorrebbe l'esempio. Io cercherei invece di, in questo momento, di separare i pezzetti. Voglio usare un altro approccio, Vai. vediamo se ci Quindi riesco. secondo approccio, non solo quello che abbiamo appena detto, che è forse per le cose abbastanza semplici. Sì,
Perché quelle difficili noi abbiamo detto una cosa prima, ricordate, non a caso all'inizio del webinar abbiamo detto: oh, non è che puoi partire dal top e senza aver costruito i mattoncini. Prima mattoncina, piano piano pezzettini. Ecco, Eliana dice: quando ti incontri un mostro come quello, hai voglia di cercare esempi. Ma esempi di che? Ma che è quella roba? Un mostro. Quindi che cosa Esatto. faccio? Lo Questo si spacchetto. scompone e in pezzetti più piccoli. Vai. Allora, se riesco, perché ho una specie di lavagna, vorrei Bello. cercare di. Allora, facciamo così: metto a tutto schermo e mi diverto un pochino a Io mi fare. taccio. Come? Mi taccio. No, no, no. Allora, diciamo quindi, mettiamo insomma che il metodo che abbiamo detto è il metodo per eccellenza, insomma, che io suggerisco, però quando abbiamo di fronte tantissime cose da, insomma, Studiare. da dover studiare, e in realtà, Un milione. sì, diciamo, è obbligatorio dover passare, abbiamo detto, dagli step precedenti, insomma, ecco, Precedente, sono spezzettare. riuscito, sì. Allora, io condividerei proprio lo schermo, schermo 1, Vuoi. ok, e consenti, e ci siamo. Non me Ok? l'aspettavo. Sì. Siamo? Ok, allora, quindi. Vedete tutto bene? Sì. Allora, quindi cominciamo a riconoscere qualcosa. Cos'è sta cosa qui? Sembra anche qui una L'abbiamo vista sombra. prima. Sì, sembra proprio quella di prima. Esatto, quindi questa è una S. Ah. Quindi questa è una somma. Ok, la metto da parte. Va bene. Ed è Poi. che? Ci sarà la somma di qualcosa. Allora, abbiamo detto quando c'è una somma, no? Abbiamo detto che ci sono le parentesi, vedete qua 1 e 2. Perché? Perché così io posso separare benissimo, insomma, quello che cioè è più, abbiamo detto apro la parentesi, chiudo la parentesi, quindi ho insieme, diciamo, una serie di elementi che dentro ci posso mettere anche in altra forma, quello che mi pare. Ok, quindi Ok. vado a vedere, a leggere che c'è dentro. E che c'è dentro? Vediamo un po'. Qui ci sta una X. Una X. Sarà un E X numerino. con la I. Che cos'è? L'abbiamo detto prima. Un Ah, ecco, quindi è un numero numero qualsiasi. qualsiasi. Oh, Ah. perfetto. Poi, prima ci siamo dimenticati di far notare nella formula della media, in realtà, che la media si usa sempre x, perché in realtà, vi ricordate il passaggio iniziale, dicevamo che la x, scusa Gio, voi vedete i miei segni sullo schermo? Sì. Devo dire, vedo un po' di rosso. Non so se si veda benissimo. Comunque, vai tranquilla, continua. Quindi dicevi, c'è la X, è un numero qualunque. Sì, Ok. esatto. La x è un numero qualunque e invece quello a fianco è una x con una barretta sopra, con una lineetta sopra. Questa Vuol dire? x qua vuol dire che è una media. Praticamente io prendo la media di tutti quei numeretti. Famosi. Però noi dovremmo in realtà vedere questi numeri come fossero, diciamo appunto, come prima, cioè tutti pezzettini separati, quindi io vado a prendere, abbiamo detto x con la y, che sono tutti i numeri che trovo in un determinato ovviamente contesto. Poi avrò la x con il trattino sopra, che è la media di quei numeri. Perché Ma guarda. prima l'avevamo detto, magari adesso la rimettiamo la formula Ok, della media. quindi E i poi numeri. È la media di quei numeri. chiusa parentesi, Oh. abbiamo un'altra parentesi che si apre e una y. Allora, quando uso x, x saranno i voti non so, di tutti gli esami della triennale. Se io voglio usare un altro gruppetto di numeri, per non dire sempre x, perché poi se no mi confondo, posso mettere y. Sono le due variabili in matematica, no? Quindi y è la seconda lettera più importante che si utilizza per parlare di numeri in matematica. E quindi ci avete fatto caso che quel pezzetto finale a destra, x, i meno x con la lineetta sopra è uguale a quello di prima? A Identico, quello sono uguali identico. infatti, E solo che è un quindi X devo fare e la un Y. stessa cosa.
Esatto. Quindi io basta che so che ci sia appunto che ci sia un gruppo di numeri che si chiama X e un altro gruppo che si chiama Y, questo insomma lo so perché poi lo vado a contestualizzare, quindi prendo tutti i numeri che stanno da una parte, da un'altra, sono tipo X sono mele e Y potrebbero essere pere, insomma, Fantastico, ecco l'esemplificazione. e quindi vado a prendere tutti questi altri numeri che stanno, diciamo, in Due cose quest'altro punto. diverse, E poi faccio ok? meno a meno, un'operazione meno, e poi ci metto questo trattino sopra, vuol dire che faccio la media. Quindi mi dispiace che non vengono le mie, però Ah, io in perché c'è, realtà vabbè. quello che mi piace fare è di togliere tutto. Solitamente faccio così, nascondo tutto e faccio Bene. vedere solo Solo il pezzo, ah, quello il peccato. pezzetto che Vabbè, mi no, serve. non Ci posso pungere, magari riprovare, ci aspetta stai un attimo. andando, no? Ci riproveremo quando. No, no, Senti, ci posso scusa, per fare. curiosità, è quella parte sotto, no? Cioè, noi abbiamo visto per esempio una riga, no? E abbiamo, come dicevamo, abbiamo utilizzato una riga, il numeratore, abbiamo utilizzato la strategia che usavamo prima, cioè metto uso degli esempi e parto da quelli, solo poi farò tutta la simbolizzazione tutto quel lavoro che decidiamo di fare. Quindi prima io faccio i miei begli esempietti, dico ci sono le mele, ci sono le pere, ah, questo è un numero di pere e questa è la loro media. Questo è il numero delle mele, questa è la loro media. Quella all'inizio è la somma, ah, ci stanno le parentesi, eccetera. Ma la cosa che a me ha colpito è che, come dicevamo prima con Matteo e con Lilli, per esempio, ma dopo io devo arrivare alla formula stessa. Alla formula ci sono arrivato. Ho notato che mancava un passaggio, che è: Ilea, ma perché si fa sta cosa? Cioè, qual è il motivo che mi porta a fare Certo, ora questo non avevamo il lavoro? tempo, ma noi dovevamo partire da questa R e a cosa serve, ovviamente. Ah, Infatti, questo era un esempio un po' estremo. Quindi sarei partita grazie. dalla R avrei detto che cos'è e sarei andata a spiegare il perché si prendono tutti i numeretti, Ah, si toglie ecco. la media, perché in pratica io sto facendo una specie di differenza, chiamiamola così. Sto vedendo come variano i miei punteggi, cioè se io ho la media, prendo la media e ogni singolo punteggio gli tolgo la media, così vedo quel pezzettino. Allora, ritorniamo agli esami. Allora, ho gli esami, voti Là. universitari, 25, 28 e 30. Allora, 25, rispetto alla media di 28, com'è? Più basso o più alto? È più basso. Non è più basso. 20, 28 È la media. all'interno Era della media. la media. E 20 e 30 è più È alto o di più più. basso della media di 28? È È più di più. alto. Quindi io per poter vedere un po' come sono andato in generale su questi esami, perché poi alla fine io so che ho preso 28 di media, però potrei aver preso tutti molti voti più bassi, molti più Sicuramente. generalmente un po' sopra, un po' sotto, però io vorrei sapere un pochino come cioè se ci ho avuto dei cali, no? Dei punteggi un Ok. po' più bassi, oppure sono stato Bello. insomma molto vicino a sta media, sono stato sempre comunque costante, che ovviamente non dipende solo da me, ma anche dal professore, però purtroppo, però diciamo che vado a fare tutti i numeretti che io ho avuto prima, li vado a togliere, faccio quello meno la media, quindi ho Allora qua. 28 che è la mia media, faccio 25 meno 28 e è Certo. 3. Per dire, quindi sto meno 3, scusate, sto sotto di 3 punti. Ah, Vabbè, vedi potevo. l'esempio. Poi faccio 25, faccio 30, scusa, meno 28. È più Sono due. 3 punti. Sono stato bravo rispetto al mio rendimento medio. Ok, quindi Bello. io questo che vedete tra parentesi, parlo del numeratore, quello sopra. Ho la Certo. possibilità di spiegarlo, cioè infatti l'avrei potuto spiegare prima in un altro contesto, l'avremmo spiegato prima, quindi io vado a par parto dall'elemento più semplice e vado a spiegare, quindi x lo conosciamo, la media abbiamo conosciuta perché comunque abbiamo visto che è insomma tutta la somma diviso quanti sono, quindi faccio i numeretti che ho, ogni numeretto quando c'è la i abbiamo detto che sono 1, 2, 3, 4, 5, meno la media è sempre quella Bene. e quindi qui avrò una serie di numeri, cioè però abbiamo detto meno 3
più 2, 0 se 28 meno 28 fa 0, quindi una volta sono andato peggio, una volta sono andato meglio, ma è normale perché la media riassume un po'. Poi li vado a sommare questi numeretti, e prima però c'è una cosa sottintesa che è la moltiplicazione, quindi vado a fare questo su x, sul mio gruppo, sulle mele, poi faccio sulle pere, poi li vado a moltiplicare e poi vado a fare una Allora, somma. E poi vado a fantastico. fare una somma. Però in realtà è molto semplice. Sembra, quello che dico, una cosa Spiegato così, incredibile, ma è perché molto abbiamo fatto il semplice. passaggio che hai detto tu prima, di nuovo, cioè Esatto. di nuovo abbiamo visto il formulone e abbiamo detto, vabbè, sti pezzi, abbiamo aggiunto un passaggio. Voglio far notare che prima abbiamo detto formula, definizione. Mi leggo un po' e dico, mamma mia, non ci ho capito niente. Faccio l'esempio, faccio l'astrazione, poi vedo la formula, ho fatto. Stavolta Eleana però ha detto, sì, bello, quando è piccolina, ma quando è grossa che facciamo? Prima Uguale. me la guardo e la divido in pezzi e su quei Bravissimo. pezzi faccio esempio, spiegazione, astrazione, formula, di nuovo altro pezzetto, esempio, astrazione, formula, altro pezzetto, esempio, astrazione, formula. Nel momento in cui ho capito i pezzi, capito ragazzi perché vi abbiamo detto prima di partire dalle basi? Le basi non è che devo per forza aprire il libro di matematica dei primi elementari 2 più 2 Uno, fa due più 4, no? due più tre, Prima no. giocavamo, no? Cioè, le basi significa che devo fare questo procedimento non su tutto il formulone, perché non funziona, perché si costruiscono i mattoncini, quindi devo prendere i pezzettini e dire, ah, aspetta, quel Quello sigma lo qua è conosco. la media di prima. Ah, è quello che Questo ho la per me. media dei voti. Preso, primo pezzo, messo da parte. Lei, Ileana, ha detto mettete da parte. Secondo pezzo, qua c'è scritto x, i, meno x, la stanga sopra. Ma che è sta roba? Aspetta, piano. Fai l'esempio. Ah, so i voti. Hai capito? Devo togliere dai voti, devo dire se è più alto o più basso dalla media. E beh, certo, quindi faccio il voto meno la media. Sarà un Eh pezzo sì. C'è positivo o un pezzo negativo? Se è più alto è positivo, se è anche più un basso è negativo. motivo, diamolo Un sto altro motivo. pezzo. E Messo poi da parte. sotto c'è un grosso fratto Vai. e sotto in realtà sembra uguale a sopra. È Ci sta solo infatti. un 2 da una parte, se somme, cioè in pratica sembra quasi un gioco del 15, no? Cioè prendo un pezzetto, la S, la sigma, la S abbiamo detto che è la S per Somma, no? Abbiamo somma, detto. è la somma. Quindi faccio la somma, però stavolta non faccio la somma e poi c'ho tutto il gruppetto di x di differenze, no? E poi l'altro gruppetto di y. C'ho due volte la somma, quindi ovviamente a livello di numero questo numero è diverso da quello sopra, però Diverso. alla fine lo so fare perché devo partire sempre dai piccoli elementi, quindi c'è una s che è la somma. Farò sempre xi che sono i miei voti meno la media di questi voti, Uguale. però c'è un quadrato, c'è un 2 là. Eccolo 2 là la vuol cosa dire nuova. quadrato e quello, insomma, magari se non lo so, me lo imparo, dico, vuol dire che una volta che ho finito a farmi tutti questi numeretti, il voto di 25 meno la media, il voto di 28 meno la media, il voto di 30 meno la media, li elevo pure al quadrato. Quindi perché? Perché se io avevo 3, meno 3, che vuol dire c'era il meno perché il voto era più basso 25 della mia media, quindi era andato Certo. un po' meno bene rispetto al mio voto medio, e li mando al quadrato, mi dà un altro risultato perché diventa positivo, e quindi il quadrato poi è una cosa simpatica, no? I numeri pari sono più simpatici dei numeri dispari, È allora quando voi vero. vedete, e i negativi sono più antipatici dei più, È allora quando vedete vero. il 2, ricordatevi che il 2 è una cosa insomma che ci piace e quindi tutti meno diventano più. Hai Allora, capito sto quadrato? Li rende cicciottelli, sì, adorabili, positivi. poi certo. E quindi abbiamo un quadrato, quindi quelli diventeranno tutti positivi, quindi sarà un numero più grande quello sotto di Fantastico. quello sopra, perché prima c'avevo meno 3, mo diventa più, diventa 3 per 3, diventa più 9, insomma. Però si fa per un motivo. E poi a fianco c'è il gemello, nella Y. Sono due gemelli questi, però uno Hai sono mele e uno capito? sono pere, abbiamo detto, e quindi una volta che ho capito il primo capisco pure il secondo. Alla fine c'è una grossa, diciamo, quella è la radice quadrata, la possiamo anche in realtà, la radice quadrata, vabbè, penso che sia veramente un simbolo che conosciamo tutti, però in realtà ci Universale, mettiamo anche vabbè, lì.
anche inventare una simbologia, insomma, che comunque parte dal basso, arriva in alto come se fosse un albero, quindi potrebbe essere una radice, insomma, stiamo un po' esagerando con la simbologia, però comunque è una radice. Ma perché faccio la radice? Esatto. Ma come prima non c'era, sotto c'è. Perché io ho fatto il quadrato. Se io faccio il quadrato, vado a, sti numeri diventano enormi, prima era 3, poi diventa 9. Diventano più grandi, ci piacciono perché sono positivi, ma diventano più grandi. Allora faccio la radice. Sennò si possono raffrontare con quelli di sopra. Esatto, c'è qualcosa che comunque no, poi è squilibrato. E quindi vado a rifare la radice, che è il contrario del quadrato, perché la radice quadrata è, diciamo, come dire, riporta tutto, insomma, al quadrato, cioè al numero, alla unità di misura originale. Punto. È la prima volta che mi sento adeguato di fronte a una formula del genere. Guardate, ragazzi, noi stiamo cercando di farvi, passatemi il termine, farci entrare in testa il procedimento, che è: parto dalla base, che significa i pezzi, li descrivo, li racconto facendo un esempio concreto, ogni pezzo, non tutto insieme, ogni pezzo. Dopo che li ho descritti, li metto insieme nella formula. La X indica questo, A sigma indica quello, All'Y con quella stecchetta sopra indica quello. Sotto, uguale, però noto le differenze. A un certo punto mi do anche la spiegazione perché questi vanno al quadrato, perché devono diventare positivi. E perché quella radice? Perché se no sì, sono positivi, ma sono enormi, andiamoci piano, se no non si possono raffrontare. Bravissimo. Guardate con che chiarezza abbiamo capito questa formula adesso. Io personalmente non chi so... Chi se la scorda più? Esatto, non te la scordi più. Bellissimo. E ultima cosa, questo R sarà un numero positivo o negativo? Certo. Che ne so io? Andiamo a ragionarci un attimo. Perché? Perché sapere cosa ci aspettiamo come risultato ci aiuta sia a ricordarci il motivo per cui stiamo facendo quel calcolo, sia a capire se stiamo sbagliando. Certo. No, perché se io facevo la media, ritorniamo a più, mi viene il numero di 52, dico, ma com'è possibile? Non esiste il voto 52, c'è qualcosa che ho sbagliato nei calcoli, perché a volte si possono sbagliare per distrazione, magari usiamo la calcolatrice, usiamo dei calcoli a mente e siamo stanchi, quindi è importante circoscrivere questi numeri, questi, insomma, elementi che stiamo utilizzando dentro il loro contesto. Quindi la media, prima abbiamo detto che doveva essere compresa tra 25 e 30, non poteva uscire 40, esistente, non poteva neanche uscire meno 3. Ok, allora questo numero, in realtà, se ci pensate, va sempre scomposto per dare risposta a questo numero, a questo quesito, cioè se questo R può essere positivo o negativo, oppure può essere sia positivo o negativo, vado a vedere dentro cosa c'è. Allora riparto da sopra, somma, poi faccio X meno e la media. Allora qui ci ricordiamo che era meno 3, perché poi faccio 25, meno 28, ok, quindi certo. Può essere positivo o negativo sopra, perché se io sono stato un po' meno bravo del mio voto medio, allora mi viene un numero negativo perché faccio una sottrazione, quindi mi devo ricordare che sopra posso ottenere un numero negativo, perché faccio poi tutto quello su X, le mele, poi faccio tutto sulle pere, poi li vado a moltiplicare, ma lì non c'è qualcosa che mi trasforma i numeri negativi in positivi, e quindi sopra può diventare o positivo o negativo. E sotto invece, avendo questi quadrati che trasformano tutto in positivo e la radice quadrata che dà sempre un risultato positivo, perché parte da un quadrato, non è che si può inventare chissà che, la radice quadrata non è che è così potente, non trasforma nulla, la radice quadrata torna indietro, ma in realtà partendo dal quadrato è il quadrato che riesce, insomma, a cambiare le cose, e quindi andiamo, insomma, a vedere che sotto c'è un numero positivo. Allora, il positivo non è che se vado a fare una frazione non è che mi cambia le cose, il negativo sì. Quindi se io sopra ho un numero negativo, tratto un positivo verrà negativo, se ho un numero positivo sopra al numeratore, sotto avrò un numero sempre positivo, abbiamo detto, certo. Quindi verrà un risultato positivo, quindi R che può essere positivo o negativo, tutte e due può essere positivo o negativo, quindi mi posso aspettare un meno o un più. Qualunque cosa. Qualunque cosa, poi ovviamente sarebbe più lungo da spiegare, però anche questo noi potremmo, andando a ragionare un po' di più, capendo un po' questi numeri come possono risultare,
come abbiamo detto prima, no? Se io mi aspetto che cosa trovo sopra, che cosa trovo sotto, alla fine posso pure capire che R è compreso tra meno 1 e 1. E questo è il Fantastico. coefficiente di correlazione, ragazzi. Oh, perché si chiama Perché? coefficiente di correlazione? Perché fa vedere che relazione c'è tra le mele e E voilà, eccolo le pere. qui. E abbiamo chiuso il Relazione. cerchio. Cristina Esatto. poco fa ha scritto: wow, che bella lezione! Sì, Cristina, questa è una delle lezioni più belle che potete trovare personalmente sul mio canale, sicuramente. Mentre Simona scrive, si può applicare anche a esercizi già risolti con determinati procedimenti. Credo proprio di sì. Leanna, lascio rispondere. Certo, Ovviamente. assolutamente, assolutamente. E in Sagò. realtà potremmo farlo, ecco, prima scoperta il denominatore non può. Sì, Sicuramente non tu potrà mai poi, essere. diciamo, voglio dire una cosa su questo. A scuola ci insegnano questa cosa qua, che la radice quadrata non può mai essere negativa. Ma ci volete spiegare il perché? Cioè, sta Certo. cosa, o te la impari a memoria e poi quando te la scordi stai nei guai, perché sono tante le cose, oppure meglio spiegarmi il perché non è mai negativa, perché non può avere dentro un qualcosa di negativo, insomma è tutta una catena e quindi da, se c'è tutto positivo di torni, insomma vabbè è una cosa, insomma ci sarebbe tanto da dire, poi queste cose io mi appassiono È e... molto bello, guarda, capire quanto è possibile, quello che è possibile fare. Cioè, ragazzi, dopo questa lezione che abbiamo fatto stasera, voi avete due scelte, che continuo a considerarmi una pippa in matematica, quindi tutto lo faccio, va bello, capirò e seguo i miei percorsi, me lo faccio spiegare da qualcuno, faccio parte di un gruppo di studio, cerco i libri, quelli delle superiori, eccetera, eccetera. La preghiera E faccio la preghiera, la e si vai matematica, a eccetera, eccetera. scaramanzia. Sono tutti procedimenti che hanno enormi difetti. Il procedimento giusto, almeno giusto, credo che se lo sperimentate vi renderete conto. Matteo ci scriveva: i professori dovrebbero insegnare come apprendere, cioè quello che abbiamo appena fatto, perché si limitano a spiegare, invece sarebbe meglio evitarlo. Sì. Sì. E qua c'è scritto: Eri, se mi avessero spiegato le cose così, sicuramente avrei avuto un altro rapporto con la matematica nella mia vita. Eri benvenuta nel mondo di DT2 di memoria. Quello che ti è appena successo è quel momento di cambiamento, di svolta in cui fai: porca miseria, si può fare in maniera diversa. Quello che ho fatto finora era, non dico sbagliato, ma non funzionava. Adesso funziona. Guardate, non possiamo dire che sia stato semplice, neanche forse per Ileana spiegarcelo, cioè farci vedere come si crea questa struttura mentale che fa dei passaggi inversi rispetto a prima. Però intanto l'abbiamo fatto da zero, in pochissimo tempo, cioè siamo live da 1 ora e mezza, è vero, è Senza tanto, ma libri. abbiamo parlato, abbiamo discusso, abbiamo introdotto e adesso abbiamo imparato a fare questo procedimento nuovo per studiare anche cose molto complicate. Coefficiente di correlazione, noi in questo momento siamo in grado di spiegarlo, non solo la media, il coefficiente di correlazione. È meraviglioso, immaginate che cacchio di potere che abbiamo. Noi andiamo oltre il limite, cioè siamo andati oltre il nostro limite mentale, che non è il mindset dello studente, credici forte forte, no, concreto. Fai le cose come? Diverse, perché? Perché funzionano così. Ammazza, mi riesce. Certo che ti riesce. Fino a ieri hai fatto sbagliato facendo un procedimento che non poteva andare. Non Adesso può l'hai non perfetto e riuscire. funziona. Funziona. Non c'è Benissimo. dubbio. Certo che non Non c'è c'è dubbio. dubbio. Poi capisco perché prendono tutti 30 e lodi i miei studenti, perché ovviamente se educati in questo modo, insomma, sì. Prendevo 7 su 10. Sì, stavo leggendo. Sì, anche io l'ho letto che bocciato a settembre all'esame di riparazione a ottobre con altro prof prendevo 7 su 10. Cesare, vedi, è molto è sicuramente sì, Cesare da qualche parte è scritto su qualcuno dei gruppi, è molto, molto il professore, non è che c'è, cioè voglio dire, se ci avessimo tutti il professore come Ileana, facile, no? Però non ci avremmo tutti il professore come Ileana. Però vabbè, intanto noi possiamo ricreare dentro di noi questo professore.
cioè quello che dice, procedi a pezzi, fai gli esempi, poi astrai, poi prova a spiegarlo, poi prova a vedere com'è la formula, poi di, ah, vedi, questo numerino qui, questo simboletto qui significava quello, ah, sgamato, ok, e poi, sai che faccio, mo leggo pure sul libro, ah, ecco, vabbè, il libro, ho capito che vuol dire, grazie che l'hai capito, perché hai fatto questo procedimento prima. Ovviamente Matteo dice avercene professoresse come lei, c'ha ragione. Grazie. Matteo. Comunque tutto parte dalla passione. Secondo me, ritorniamo all'inizio, quello abbiamo detto, se ti approcci a questa materia dicendo è difficile, non mi piace, non riuscirò mai, sono una frana, insomma, e non ti piace neanche perché comunque parti anche così, invece se cominci a capire la parte pratica, perché serve, eccetera, ti appassioni e passo dopo passo, come dicevamo, partendo da piccoli, piccoli nuclei, piccoli pezzetti, riesci poi ad appassionare. Funziona miracolosamente tutto. E se ti piace non smetti più, poi. Quello mi... Molto altro bello questo. Bello, bellissimo, io sono estasiato perché, ripeto, pensavo di essere veramente molto più frano di quello che mi hai fatto sentire oggi, ma so già, ragazzi, scrivetelo, lo so che vi sentite meno frane anche voi in questo momento. Ilana, se vogliamo aggiungere qualcos'altro, se no secondo me possiamo chiudere questa diretta strafiga. Direi di se vi è piaciuta, insomma, anche se la vedete magari indifferita, perché... No? Scriveteci i commenti, insomma, apprezziamo tantissimo e magari possiamo farne qualcun'altra anche, voglio dire, più mirata su... Cioè, in realtà potremmo fare una rubrica insomma su alcuni su questo argomento in particolare, perché credo che tra poco o forse per chi ci sta ascoltando in differita anche adesso in questo momento c'è la preparazione dei test di medicina, per esempio, e ci sono alcuni elementi di logica, fisica, matematica che sono un casino, e so già che in tanti diranno quello che sta scrivendo Lilly. Sono bloccato. Allora io ieri gli ho detto di cambiare proprio parola, di non usare più il verbo bloccarsi. Per esempio, sto pensando a una soluzione molto bella, li complimenti. Simona, grazie a te e a tutti quelli che Erika, credo Erika, mi permetto Erika, Cristina, a cui do un bacio speciale, bravissimi tutti perché avete seguito. Divertente, mi piace, grazie Cristina. La parola divertente, perché imparare divertendosi, citiamo da Montessori, ma insomma non è l'unica, è la cosa più bella, non ti pesa e alla fine e la tua situazione, la tua condizione mentale è la migliore per apprendere. Beh. Quindi deve essere proprio divertente. È proprio piacevole anche fare psicometria così, fare matematica così, cioè studiare matematica all'università così. Potevamo vedere tante altre cose, ma insomma i concetti spero siano passati. Da una formula semplicissima a una che sembrava, appunto, partendo da quella, l'ho fatta apposta, molto spaventosa, perché poi, ma che cos'è? Qualcosa di esoterico, ebraico aramaico, non lo so. Era una parolaccia, era. E invece, ragazzi, ci siamo riusciti, come vedete, accolgo con grande piacere l'idea di Leanna di parlare di nuovo di... durante web intervista, nei vari gruppi, dove pare, insomma, di ritrovarci. Esatto, di ritrovarci, matematica, fisica, statistica, logica, psicometria, quello che vi pare, perché ne abbiamo bisogno, perché sappiamo che tanti di voi ne hanno bisogno, quindi continuate a scrivere qui sotto nei commenti le proposte, quello che volete vedere, quello che vi dà difficoltà, lo scrivete sul canale, lo scrivete a noi, dove pare, insomma, siamo disponibili. Tanto ci siamo ovunque, cioè ci potete trovare. Sì. Ecco, vedete che vedete Lilly, grazie, ci ringrazia, e Erika conferma che Erika sarebbe un bello un video sulla logica, lo immaginavo, perché la logica è un altro, per me almeno, è un altro mostro. Cioè io quando ho fatto, ricordo, logica in filosofia del linguaggio, ero così, cioè non riuscivo, era proprio difficilissimo, le tabelle di verità per me erano delle cose che credevo complicatissime, invece magari sono fattibili con lo stesso procedimento, pressa poco, lo vedremo insieme. Vero. Sì. Ileana, detto questo, che meraviglia, pure oggi non sono troppo contento. Aspettavo che finisse così divertente, devo dire, mi sono divertita tantissimo.
Grazie, Gio. Io non mi sempre aspettavo una quinta, è bellissimo, infatti è una figata condividere queste cose, la grossa partecipazione, non avevo dubbi, grazie. Contento che, guarda, anche una proposta di Cristina. Mi prendi dall'altra passione mia, io sono anche programmatrice, se vogliamo, insomma, mi piace la programmazione. Assolutamente. Pure faremo, guardate, anche qui non avrei mai passato psicometria senza di lei, senza Eleana, quindi vedete che queste cose tornano, grazie a te Erika, grazie a voi tutti ragazzi, grazie Eleana, vabbè, ormai è un refren. Complimenti a tutti per essere stati con noi tutto questo tempo, grazie. Torneremo davvero? Presto. Sì. Scrivete qui sotto, iscrivetevi ai canali, sì. DT2, sì, perché queste dirette non sempre vengono viste, anche a me a volte mi perdo qualcosa che volevo dire di Giovanni, perché i social sono un po' così, sì. Ti fanno vedere delle cose e non tutte, quindi se uno si iscrive, attiva le notifiche, tanto insomma voglio dire, non è che facciamo cose brutte, insomma voglio dire. E non vi rompiamo le scatole, non vi bombardiamo di marketing, anzi vi diamo solo cose super utili. Sì, sì. E stiamo creando una mega community ormai da un anno e rotti, che diventa sempre più grande e sempre più bella. Vero. Grazie a tutti ragazzi, grazie Eleana, una meraviglia. Sentiamoci presto, continuate a scrivere nei commenti, iscrivetevi ai canali e scriveteci di cosa volete parlare nelle prossime dirette di Eleana e mie. Quando volete siamo a vostra disposizione. Di nuovo grazie Eleana, complimenti a tutti. E grazie. Vi salutiamo? Vi salutiamo? Certo, sì, sì. Ragazzi. Ciao. Buona serata, buon venerdì, buon fine settimana, complimenti a tutti. Grazie, ciao, ciao.